Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qui a Ragusa Ibla, una delle mie città preferite. E incominciamo qui a Ragusa Ibla con il Duomo di San Giorgio, una delle chiese più belle di Ragusa Ibla. E adesso andiamo, ci facciamo un bel giro e andiamo ad esplorare questa bellissima città. E se non sbaglio, questo qui è il teatro più piccolo d'Europa o qualcosa del genere. Qualcuno mi può correggere. Vediamo se si può entrare. Non so se si può entrare. Si può, vero? Io entro, vi sto aperto e dentro. È bellissimo, guardate. Si può, non lo so, io sono entrato. Sono le visite guidate. Ho sbagliato, questo è il circolo di conversazione, non è il teatro più piccolo d'Europa o del mondo, non lo so, che è più avanti, adesso andiamo a vedere. Intanto si è fatta una certa ora e mi è venuto un po' di fame, adesso andiamo a mangiare qualcosa tipico del ragusano. Visto che non mangio carne, vediamo formaggi, focacce con salsa cipolla e pomodoro, insomma, salsa cipolla e pomodoro, salsa cipolla e cacio cavallo. Andiamo a vedere. E qui siamo alla chiesa di San Giuseppe, che purtroppo stanno facendo dei lavori, ma il suo splendore già si vede, quanto è bella. Andando qua siamo alla via Orfanatrofio. Giriamo piano e vediamo le bellezze dei vicoletti di Ragusa Ibla. E qua, come non poter inquadrare questa bellissima grotta, questo bellissimo balcone. Entriamo dentro e guardate che spettacolo, ragazzi, bellissimo veramente. Adesso usciamo dalla grotta perché, come ho detto prima, mi è venuta un po' di fame e dobbiamo andare a mangiare. C'è da inquadrare ogni singola cosa, perché qui a Ragusa Ibla ogni singola casa è particolare da inquadrare, da vedere. In questo momento stiamo andando dentro, verso, no dentro, ma verso la villa di Ragusa Ibla, che poi vi faccio vedere, che si trova là sotto. Ma prima di andare lì, dobbiamo andare a mangiare. Dove si trova questo posto? Un posto che io adesso vi faccio vedere, molto bello e molto carino e molto particolare, che fa prodotti tipici, siculi ragusani. Speriamo che è aperto. Non so come si chiama questa chiesa perché non vedo il nome, ma amici di Ragusa che state guardando questo video, me lo potete mettere nei commenti come si chiama. E qui siamo alla chiesa di San Vincenzo Ferreri, che si trova a fianco alla villa, che tra un po' andremo ad esplorare. Sto fiocco rosso, che cosa significa questo fiocco rosso? Adesso poi domandiamo. E niente amici, siamo qui al ristorante, non so come possiamo chiamarlo, Ricotta Bar si chiama, è Ricotta Bar e Cheese Experience. Ricotta Bar e Cheese Experience si chiama Risio, e sono qui davanti all'antico portale di San Giorgio. C'è una storia che quando c'è stato il terremoto di Ragusa tantissimi anni fa, è stato l'unico ad rimanere in piedi. Adesso me la faccio raccontare dal proprietario del posto, che magari sa qualcosa meglio di me. Pane di casa, lievito madre, cotto nel forno a legna. Poi abbiamo i formaggi tipici di Ragusa. Si parte dalla provola, consiglio di seguire quest'ordine perché partono per età. Provola, tomato con pepe rosso, il cosacaggio semistagionato accompagnato dalla confettura arancia, e l'ultimo il ragusano DOP con un 10 mesi di stagionatura accompagnato al vino. Poi c'è la bruschettina con ricotta salata, ricottina infornata fresca, due tocchetti di scaccia, che è rustico tipico ragusano, una è pomodoro e formaggio e l'altra è con la melanzana, e poi la verdura e secondo. Buon appetito! Grazie! Allora, incominciamo come dice lui dai formaggi in ordine. E cominciamo con la... un po' di pane di casa. Però mi piace, quindi ci salvo, io voglio il numero uno, però la ricottina al posto di essere ancora, quindi ho un saporito con ricottina fresca.
Senti, la scaccia che c'è? Grazie. Le scacce è un rustico tipo storico, quindi hai detto questo qua. Il fumazzo. Allora, formaggio. Ci sono pomodoro e formaggio. Poi si fa il salso di pomodoro, pane grattugiato. Wow. E formaggio. Spettacolo. In ogni caso all'interno, aspetta. Facciamo le cose. Io vado sempre contro i miei interessi, non mi interessa il film. All'interno del cazzo, già voi avete la famosa scaccia ragusana. L'assaggiato la scaccia con le melanzane. Melanzane. Allora la mettiamo zucchine, abbiamo anche la frutta, pomodoro secco, e questo si mette qua. Ciao, prego. Prego, prego. Boh, me la porto. Questo qui è uno spettacolo. Melanzane, formaggio. Amici, volete avere una bella esperienza siciliana? Pane e capuliato. Pane e capuliato. Olive, come poteva mancare il cannolo siciliano? Era impossibile. E mica non lo guardiamo solo, no? Ci abbiamo pistacchi e mandorle e frutta candita, che è la mia preferita. Ho sentito il rumore, guardate. Come dice il mio amico Alex, ti sento scruscio? E per finire un bel caffè, buonissimo, senza zucchero. Ragazzi, il caffè si beve senza zucchero, gli uomini avere. Va bene, allora noi vi saluto con questa esperienza bellissima siciliana a Risio, Desiderio, giusto? E venite che è molto molto buono, ci sono anche i formaggi, adesso vi faccio vedere, guardate, i formaggi di tutti i tipi e di tutte le maniere. Io mi ricordo che c'era il formaggio con dentro un'arancia, mi sa che biscotti siciliani, biscotti alle mandorle. Insomma, cioccolato modicano. Ma il formaggio quello che c'è l'arancia dentro non ce l'hai? Una volta c'era una... Quella che c'è l'arancia? Sì. E amici, per appena finito di mangiare qui al Risio, mi ha regalato un bel tumazzo con i ciappi dentro, cioè con il pomodoro secco dentro. E per digerirle, cosa facciamo? Andiamo qui alla villa a farci un bel giro. Ed entriamo dentro la villa comunale con questo sottofondo musicale. Non so se è qualcuno che sta suonando. Oh, guardate che bello, guardate questa. Che cos'è? Che cos'è? Gigno, la papera. Un elefante. Wow. Un cammello. Ma che carino. Bellissimo veramente. Ma che è? Wow, ma guarda un po', che meraviglia, ragazzi. Ah, ecco, c'è qua sto signore che si mette a suonare.
questa cosa qui sembra un pupazzo di neve con le corna, bellissimo, wow. E questa è la chiesa di San Giacomo, adesso ve la faccio vedere tutta, bellissima. Bravissimo. Passeggiamo qui in questa splendida villa che è addobbata per Natale, già abbiamo l'asinello, il pupazzo di Natale, come potete ben notare, già si sono portati avanti, siamo con le maniche corte e già ci sono gli addobbi di Natale. Questa è la Sicilia, bellissimo veramente. E andiamo e passeggiamo qui in questa splendida villa che è addobbata per Natale, già abbiamo l'asinello, il pupazzo di Natale, come potete ben notare, già si sono portati avanti, siamo con le maniche corte e già ci sono gli addobbi di Natale. Questa è la Sicilia, bellissimo veramente. E camminando incontriamo anche le renne con la slitta di Babbo Natale. Fa molto strano con questo caldo. E abbiamo qui, ecco che c'è il convento che è coperto degli alberi, chiesa di Donna di Sant'Agata, questa è la chiesa di Sant'Agata, con gli alberi si vede poco, è coperta, c'è anche un ristorante. Ecco, abbiamo il Babbo Natale, poi me la spiegano questa cosa, già con gli addobbi natalizi ad ottobre, con un caldo che si muore, ma va bene così. Ecco il nostro Babbo Natale. Se ci passiamo di sotto, Propatria. Adesso andiamo a vedere la veduta che c'è là sotto. Veduta con alberi, con gli alberi di ulivo. Queste sono le ulivo, sì. Ho scoperto che con le foglie di ulivo ti fai una tisana e fa bene a non so che cosa, a tante cose che non mi ricordo, ma fatelo. Tisana di foglie di ulivo, rosmarino e timo. Le cose che si vendono su TikTok, no? Ah, che bella veduta, bellissimo. Casa con i pannelli solari, bello. E adesso ci dirigiamo verso i giochini dei bambini. Comunque una bella villa, veramente calma, tranquilla, con una giornata oggi, giornata bellissima, spettacolare. Diciamo che la villa è tutta qua. Se andiamo verso là per vedere delle altre chiese. Ah, era la chiesa che abbiamo vista prima, se non sbaglio. Adesso andiamo a vedere. Eh sì, infatti. Ma guarda, c'è pure il ragazzo di poco fa con l'arpa che sta suonando un altro strumento. Che adesso andiamo a vedere che cosa suona. Sono curioso, si sente da qui. Troppo bravo sto ragazzo. Intanto salutiamo la renna di Babbo Natale in estate. Ecco qui, che bravo questo ragazzo.
Niente amici, salutiamo la villa di Ragusa Ibla e credo che per oggi possa bastare il nostro tour siciliano e vi saluto qui, vi do l'appuntamento la prossima volta, tanto vi ricordo di mettere un bel mi piace perché me lo merito, quello che ho fatto vedere insomma vale un mi piace. A dopo e vi voglio bene, ciao.